intervistato da noi ieri il commissario, può costare una sanzione. Non si è accorto nessuno neppure che l'azienda aveva pubblicizzato sul proprio sito questo intervento a Sanremo. Quindi io mi chiedo, i contatti quando sono stati presi? Se sono stati presi con lui direttamente, che è stato detto si trova vicino, ha detto mi trovo e mo faccio una passata a Sanremo. O sono stati presi con qualche mediatore? Si sapeva che lo sponsor copriva le spese e lui veniva solo a rimborso spese. Insomma, ci sono delle cose che obiettivamente non tornano. O sono stati fregati tutti? Perché? Può essere, ma qualcuno ci deve dare una risposta, anche perché la Kodakons ha avviato una denuncia penale e sappiamo che insomma, guarda, prima ci ho citato per quello che mi riguarda, perché io mi occupo della parte artistica e non mi occupo di tutto il resto, ovviamente della parte, come dire, contrattuale dell'artista. L'ho spiegato quando mi è stato detto John Travolta avrebbe piacere, si è fatto vivo, immagino attraverso qualcuno che lo rappresentava, per contattarmi e per chiedermi che era disponibile ad essere ospite al Festival di Sanremo. Ti dirò di più, l'idea, noi avevamo delle serate molto piene, 30 canzoni in gara, e come tu avrai visto non ho portato ospiti internazionali, cioè volevo dare risalto soprattutto alla musica, quindi qualche ospite chiaramente mi faceva piacere, ma le uniche due serate per me dove era giusto avere un ospite erano il mercoledì e il giovedì. Io avevo già chiuso la trattativa, diciamo, con Russell Crowe, dove c'è stato invece lì uno scambio personale, io ho scritto personalmente a lui e lui ha scritto personalmente a me attraverso delle mail, quindi quello era a parte. Roberto Bolle, l'unica serata disponibile era quella del sabato, venendo appunto da Londra, e quindi l'ho appena detto, e rimaneva il mercoledì. Quando mi hanno chiesto di John Travolta il mercoledì, mi hanno chiesto di John Travolta, in realtà avevo detto di no, ammetto. Cioè avevo detto, guardate, John Travolta c'è già stato, lo ammiro tantissimo, ma io non ho serate vuote, perché all'inizio sembrava che dovesse venire di sabato, e quindi io non ho serate vuote, quindi purtroppo non è possibile ospitare John Travolta. Mi è stato risposto attraverso qualcuno che lo rappresenta, io non ho scritto direttamente a lui, ma attraverso la RAI siamo passati a chi lo rappresenta, e mi è stato detto, scegli tu la serata. Allora, vedendo la disponibilità e vedendo che in realtà il costo era assolutamente in un rimborso spese, ho detto l'unica serata per me disponibile è il mercoledì, e lui ha accettato. Questa è stata la mia unica, come dire, trattativa fatta da un punto di vista puramente artistico. Tutto il resto, per quanto riguarda il contratto e tutto quello che tu hai elencato, chiaramente non mi riguarda più e non me ne sono proprio occupato. Grazie. Marcello? Allora, dal punto di vista contrattuale, tutto si è risolto molto, si è verificato in maniera molto chiara e limpida, nel senso che seguito ai contatti che ci sono stati con la gente, con la società che rappresenta John Travolta, Rai ha chiuso questo contratto senza alcun riferimento a sponsor o quant'altro, ma appunto con un rimborso spese, proprio come raccontava prima Amadeus, appunto. Non dirò mai quanto, perché non si può assolutamente svelare, comunque è una cifra molto bassa, ma molto bassa. Anche questo fatto che non si può svelare soldi pubblici, perché... Cioè, se mi permetto. Non svegliamo mai i compensi di nessuno. E perché? Per motivi anche di riservatezza o no? Potrebbe essere una giustificazione valida o no? No. Per noi sì. No. Diciamo per noi sì. Comunque è veramente un rimborso spese basso. Quindi. Ma la cosa principale, ripeto, sottolineo ancora una volta, non c'è stato alla base di questo contratto, in funzione di questo contratto, intorno a questo contratto, nessun riferimento a sponsor chi che sia. È una prestazione artistica, è stata, diciamo, contrattualizzata una prestazione artistica a fronte di un rimborso spese. Adesso avete deciso di denunciarlo per quale motivo? Abbiamo, proprio in funzione anche di tutte queste, diciamo, possibili criticità, chiamiamole così, RAI si vuole cautelare per capire, approfondire, valutare i possibili danni che RAI stessa può aver subito. Questo è un po'
Ovviamente è un'azione cautelativa, cautelare, adesso i termini giuridici non li conosco bene, comunque RAI si vuole cautelare nei confronti di possibili criticità, diciamo così, che possano essere avvenute al di là di tutto quello che di quelli che sono stati i contatti e i contratti o il contratto con la società, contratto dal punto di vista editoriale con la società che rappresenta John Travolta. Andiamo avanti, grazie.